Un weekend all'insegna del divertimento e del gioco alla Casa dell'Energia con Toys and Games contro Subbuteo, la prima fiera giocattoli di Arezzo. Un evento non solo ludico, ma anche di solidarietà in favore dell'Istituto Tevenin. Un giorno per fare delle cose veramente importanti e divertenti. Dal braccio teso che abbiamo poi con la Fondazione Tevenin, il cui ricavato oggi della fiera e dell'evento andranno destinati, ci sono anche degli amici del Valdarno Club Subbuteo. Questo per me è un giorno ovviamente di divertimento, di incontro, di aggregazione che un po' caratterizza Casa dell'Energia nel suo essere, ma è anche un giorno per parlare di socialità e del rapporto che ormai Casa dell'Energia e Tevenin hanno sempre di più perfezionato, vero Sandro? Ancora una volta abbiamo aiutato, ci hanno aiutato in questo connubio importante, ci siamo aiutati in questo connubio importante, quindi una giornata dedicata al divertimento con un fine di solidarietà che per noi è sempre, sempre importante, quindi farci conoscere, far conoscere la nostra realtà e poi quel piccolo aiuto che comunque è grande perché ogni contributo per noi è sempre importante, quindi anche una giornata come questa ci aiuta per portare avanti i nostri progetti. Da un piccolo gruppo siamo diventati ora un numero un po' più importante e quindi il Comune di Montevarchi ci ha dato il patrocinio per avere un piccolo posto là da poter sfruttare. Piccolo, di prestigio anche, tra l'altro. Da poter sfruttare per i nostri incontri, ma non ci vieta di tranquillamente spostarci per tutta la provincia. È un gioco differente, non è digitale, c'è un interplay con l'avversario che è dal vivo, non c'è un monitor, non c'è un cellulare, è fisico perché comunque ti devi continuamente muovere e di abilità perché ti devi un po' esercitare. Poi si muovono i pezzi un po' come sulla scacchiera, cioè va a influenzare tre fattori interessanti, insomma abilità, strategia, anche un po' di fortuna. Ragazzi, come vi è piaciuta oggi? Sì, yes!